Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo evento all'interno del Festival Filosofarti 2022 dal tema Eredità, fare futuro. Abbiamo ospiti questa sera Anna Chiara Cimoli e Cristina Federica Colombo, che ringraziamo. Affronteremo la loro declinazione del tema di quest'anno, appunto Eredità, che accompagna tutti i 61 eventi di questa 18ª edizione del Festival. 61 eventi, moltissimi, organizzati da associazioni culturali e da volontari della cultura. Lascio subito la parola a Cristian Garavello per la presentazione, di questo evento di questa sera e ringrazio tutti coloro che vorranno guardarlo e partecipare. Buonasera a tutti. Grazie Marco, buonasera. È per me un grandissimo piacere presentare le relatrici di questa sera. Sono professoressa Anna Chiara Cimoli, ricercatrice in storia dell'arte e docente presso l'Università degli Studi di Bergamo, codirettrice della rivista Root and Roots e dal 2001 socia di AB Città. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Musei Effimeri, allestimenti di mostre in Italia 1949-1963, edito dal Saggiatore. Approdi, Musei delle Migrazioni, edito da Clueb, e poi Cosa vedi? Musei e pubblici adolescenti, edito da Nomos Edizioni, e al centro dei suoi studi il rapporto tra museo e diversità culturale, tra museo e corporeità e la rappresentazione delle migrazioni. L'altra relatrice è professoressa Cristina Federica Colombo, docente di Interior Design Studio presso il Politecnico di Milano, al centro dei suoi studi, la museografia, gli heritage studies e l'architettura degli interni. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Utopia SRL, Icone sconfitte dell'housing sociale, edito da Lettera 22, e con Jacopo Leveratto, Contested Space Concerted Project, Design for Vulnerable Memories, edito sempre da Lettera 22. La professoressa Colombo e la professoressa Cimoli hanno condiviso l'esperienza del progetto di ricerca multidisciplinare MELA, European Museum in an Age of Migration, di cui il Politecnico di Milano è stato capofila. L'intervento di questa sera rifletterà su un concetto allargato di eredità culturale, svincolandolo di fatto da una visione orientata soltanto al passato. Prima di cedere la parola alla professoressa Colombo, vorrei ringraziare a nome mio e delle amiche Carla Giulia Moretti, Chiara Mezzetti e Ileana Moretti, con le quali ho condiviso l'entusiasmo di organizzare questa serata, la padrona di casa, professoressa Cristina Voracchi, la cui instancabile forza e acuta intelligenza è il vero motore di Filosofarti. Grazie anche a Marco Cornago e a tutto lo staff di Filosofarti, che hanno con professionalità ed infinita pazienza supportato la messa a punto di questo incontro. Grazie anche al nostro sponsor, Geco Casa e Geco Design, che per architetti e tecnici è un partner prezioso nei lavori edili ed interni, che ha sostenuto fin dall'inizio l'appuntamento di questa sera. Grazie mille, cedo la parola alla professoressa Colombo. Grazie mille per l'invito. Condivido lo schermo con una presentazione per accompagnare le mie parole con delle immagini. Il titolo dell'incontro di questa sera si chiama Svelare memorie, patrimoni, eredità difficili e identità. E proprio il tema dell'identità sarà un po' il filo conduttore dei nostri due interventi, diversi appunto per la formazione, come avete sentito dalle parole di Christian, che abbiamo alle spalle, ma che fa da tramite per le ricerche che in molti punti coincidono e si sono incontrate nel tempo. L'Europa, prima ancora di diventare la comunità europea in cui oggi viviamo, esiste da secoli comunque come un'entità culturale, politica ed economica, al di là di specificità territoriali che hanno messo in discussione nel tempo la natura di questa identità e le radici comuni delle popolazioni che vi risiedono, radici comuni conseguenza di secoli di contatti, di scambi, di migrazioni. Ancora prima di giungere all'assetto comunitario attuale, dalla metà del secolo scorso le istituzioni culturali del continente si sono via via adoperate in modo crescente per superare la prospettiva di particolarismi e di interessi nazionali, direi anche interessi addirittura territoriali all'interno di singole nazioni, e
che aveva creato i presupposti per lo scoppio delle due guerre mondiali nel secolo scorso. E in particolare gli operatori culturali si sono interrogati su domande relative al modo in cui interpretare e restituire la storia e le storie del passato, e anche le storie recenti che hanno coinvolto il continente, con uno sguardo ambivalente che intrecciava eventi locali alle grandi narrazioni sovranazionali. E si sono interrogati su cosa conservare dentro e al di fuori dei musei, su come rappresentare la società di oggi e su come trasmettere il patrimonio di ogni paese. E sebbene siano state avviate profonde revisioni delle pratiche museali, come ci spiegherà meglio Anna Chiara Cimoli, una delle maggiori sfide ancora aperte è la promozione di forme di integrazione che possano consentire una interazione il più possibile paritetica e solidale tra comunità che coabitano in ciascun territorio, quindi tra gruppi maggioritari e gruppi di minoranze in ogni luogo. Ma perché parole come integrazione, coesione, mutualità non rimangano solo degli slogan vuoti, occorre abbracciare una prospettiva culturale che sottolinei i modi diversi, molteplici, in cui la realtà e la narrazione della realtà, forse in modo ancora maggiore, sono continuamente plasmate dai diversi attori sociali e dalle istituzioni pubbliche, in processi che devono abbandonare le approcci dominanti che hanno guidato spesso la cultura ufficiale, almeno nel passato, e cercare di interpretare le dinamiche di continui cambiamenti sociali che investono che interessano il modo di abitare d'oggi. In tutto questo, un concetto chiave, essenziale, è quello di luogo. Il concetto di luogo è centrale nella formazione e nella trasmissione del patrimonio. Il patrimonio, tanto quello materiale quanto quello immateriale, ossia il portato di tradizioni, di saperi, di costumi, di linguaggi, è a sua volta fondamentale nel processo di identificazione sociale. L'antropologa britannica Sharon MacDonald, in uno scritto del 2013 intitolato Memory Lands, cioè la memoria dei territori, ha rimarcato in modo molto chiaro queste dinamiche. MacDonald ha scritto che è attraverso il luogo e attraverso i tratti specifici di ogni luogo, come l'architettura, gli edifici, o le caratteristiche naturali, che il passato si manifesta nel presente, vale a dire che le tracce lasciate sul territorio dall'attività dell'uomo, così come la geomorfologia dei luoghi, vengono riconosciuti come un'entità importante per la conoscenza del presente e per la coscienza del presente, importante per stabilire chi siamo, in quali valori ci riconosciamo e quale immagine vorremmo lasciare di noi. Le scelte compiute nel presente quindi diventeranno fondamentali per capire chi saremo, chi diventeremo nel futuro. In questo ci ricolleghiamo, abbiamo un pensiero verso il tema eredità, fare futuro dell'edizione di quest'anno di Filosofarti. Prima di tutto nei musei che avvengono l'interpretazione, la selezione, l'istituzionalizzazione, la conservazione e la diffusione delle memorie del passato. Ma se è vero che i musei sono i principali attori, più evidenti quantomeno attori, impegnati nel processo di riflessione sull'identità culturale europea, è altrettanto vero che non sono certi solo i protagonisti del dibattito sulla formazione e la trasmissione della memoria collettiva, né sono tantomeno gli unici luoghi in cui riflettere riguardo alla soggettività e alla democraticità di questi processi. Dietro all'etichetta molto generica di siti del patrimonio che è usata nel contesto di istituzioni culturali come l'UNESCO o quella altrettanto generica di luoghi della memoria, che è un'espressione coniata nel 1989 da Pier Nora, o ancora dietro alle categorie di memoriale, di monumento, vi sono molti luoghi che rimangono ancora estranei ai percorsi di visita
o operazioni di conservazione, a causa del carattere spesso controverso che li contraddistingue e dei sentimenti contrastanti che possono generare per le vicende che hanno seguito, che hanno segnato il loro passato. Le azioni di riappropriazione spaziale, di territorializzazione esercitate dalla presenza dell'uomo in un ambiente lo trasformano sensibilmente, caricandolo di significati culturali propri dell'individuo e della comunità che operano in quell'ambiente. Bernard Knapp e Wendy Ashmore, in un altro libro molto importante, a mio avviso, Archaeologies of Landscape, Archeologie del passato, hanno definito il paesaggio come, cito, l'arena in cui e attraverso cui memoria, identità, ordine sociale e trasformazioni sono costruite, sfruttate, reinventate e cambiate. Il territorio e insieme il paesaggio sono costituiti da stratigrafie molto complesse che si basano su processi di progettazione, di costruzione, di sedimentazione, di revisione, che mettono continuamente in discussione il rapporto di una popolazione con l'ambiente in cui questa popolazione risiede e quindi esigono un costante ripensamento dei valori che determinano l'instaurarsi di un senso di identità collettivo. Talvolta però non è semplice capire a fondo un paesaggio e capire a fondo le tracce che vi sono impresse. Servono delle chiavi di lettura. E questo discorso, a mio avviso, ben meno astratto di ciò che possa pensare. Pensate alle mappe cartografiche e alle diverse informazioni che mappe differenti riportano di uno stesso territorio. L'operazione di mappatura non è mai un'operazione neutrale, proprio perché una narrazione e il punto di vista di chi narra influenza in modo sensibile la restituzione. E, infatti l'individualità, gli interessi di chi provvede alla mappatura esercitano necessariamente una forte influenza sul risultato finale, sia che una mappa cerchi di tradurre le tipicità di un territorio in modo canonico, riportando siti di interesse naturalistico, architettonico, culturale, sia che una mappa si concentri su un tema specifico. Il geografo inglese Brian Harley ha spiegato che la mappa è sempre stata usata nella storia, intenzionalmente o no, come uno strumento per rappresentare una particolare visione della realtà. Egli disse che generalmente il potere del cartografo non è stato esercitato sugli individui, bensì sulla conoscenza del mondo messo a disposizione della popolazione. Si tratta di un processo subdolo, però subdolo ma potente, tanto da fargli affermare che la mappa è un arbitro silenzioso del potere. Faccio un esempio con le due immagini che vedete proiettate sullo schermo. Le aree montane della provincia di Varese che vedete rappresentate qui sono disseminate di manufatti costruiti in occasione della Prima Guerra Mondiale, ma come potete vedere dall'immagine a sinistra, non tutte le mappe cartografiche ne riportano la presenza. E quindi una mappa generica, come in questo caso la Compass, che è una mappa escursionistica, non permette di leggere queste presenze nel territorio, non permette di leggere correttamente delle tracce che possono spesso essere scambiate per costruzioni comuni, senza che se ne capisca veramente il valore portato. Infatti, in assenza della segnaletica e della cartellonistica informativa che è stata predisposta con il progetto della provincia Lina Cadorna, Sentiero della Pace, i resti che rimangono nel territorio, si tratta di interventi puntuali sparsi in circa 70 chilometri di territorio, quindi l'estensione veramente ampia. Se non fosse stato per interventi di segnalazione, questi resti sarebbero stati consegnati del tutto all'oblio. Se non sono segnalati, non sono nemmeno riconosciuti per ciò che sono e per il valore storico che hanno, sebbene non siano stati interessati in questo caso dalle vicende belliche.
Il termine riconosciuti merita, a mio avviso, un attimo di attenzione. Conoscere significa avere notizia dell'esistenza di qualcosa e averne una cognizione ampia e approfondita. Il passo successivo da compiere per la conservazione di patrimoni in generale, ma soprattutto per la conservazione di patrimoni difficili, fatti di tracce che prese singolarmente magari non hanno almeno in apparenza una grande rilevanza, è far sì che vengano riconosciuti, ovvero rendere di nuovo identificabile ciò di cui si aveva la nozione, ma che col passare del tempo è caduto nell'oblio e quindi nell'indifferenza. E significa quindi permettere di distinguerlo con sicurezza e di conseguenza apprezzarne anche il senso. I territori che abitiamo non sono certamente testimoni solo di eventi positivi e condivisi. Se pensiamo agli eventi traumatici che hanno segnato la storia del Novecento, dobbiamo ammettere che hanno dato origine a una proliferazione di forme di conservazione della memoria e di studi dedicati a questi processi, con l'obiettivo di destare una sensibilità collettiva che possa impedire il ripetersi di tragedie simili. Dato in questi giorni mi rendo conto che questa affermazione possa sembrare purtroppo un paradosso, ma le vicende a cui stiamo assistendo con la guerra che è scoppiata in Ucraina mi fa pensare che una riflessione molto profonda su questi temi sia quantomeno necessaria e non vada data per scontato. Lo storico francese Pierre Nora già nel 1989 affermò che l'imperativo della nostra epoca, e siamo in età predigitale, è quello di preservare ogni segno della memoria, in un tentativo compulsivo di contrastare l'amnesia. E anche nei casi in cui si riesce a istituire un dibattito pubblico ampio, comprensivo, non è facile far accettare in primis ai residenti di un territorio l'opportunità di conservare intatto l'aspetto di luoghi che sono stati episodi di teatri dolorosi oppure di monumenti che celebrano fatti o periodi politici che molti preferirebbero dimenticare e allontanare da sé. Strutture cariche di valenze politiche o celebrative come possono essere monumenti di regime, luoghi di potere, luoghi di coercizione o ancora le barriere rette per rafforzare i confini, se pensiamo in Europa prima della sottoscrizione del trattato di Schengen, suscitano aspre divergenze, sono segni di divisione, sono divisivi di per sé. In simili casi, una situazione di instabilità politica, di forte tensione sociale, la reazione più spontanea e difficilmente controllabile della popolazione può essere la distruzione delle tracce materiali di un passato controverso. Custodire però le tracce di memorie difficili, così come le ha definite, cito di nuovo Sharon McDonald, è però molto importante per preservare il messaggio pedagogico, il messaggio di monito che recano in sé. La loro conservazione è anche la prova di una presa di posizione, in qualche modo di un'assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni sotto la cui giurisdizione ricadono. Questo non è un processo assolutamente facile. In molti paesi lo hanno avviato, devo dire che a mio parere in Italia siamo ancora un po' poco attivi in questo senso. Infatti, molti luoghi della memoria legati alle vicende avvenute in Europa durante le dittature nazifasciste sono stati oggi istituzionalizzati, sono stati sottoposti a tutela e annessi, cosa forse ancora più importante, in programmi educativi che ne trasmettono la storia, che ne spiegano la storia correttamente. E la Germania è stata la nazione che si è adoperata di più in questo senso, abbracciando un percorso non facile autoriflessione sul suo passato recente e sui luoghi simbolici che lo ricordano. Ribadisco, non è stato facile, non è stato un processo lineare. Nei primi decenni dopo la fine delle ostilità, sono prevalse politiche di rimozione totale o parziale dei segni del regime nazista. Ma
In seguito sono stati avviati dei programmi di musealizzazione e di conservazione a fini educativi o di attento riuso, un riuso attento e informato, con un forte coinvolgimento da parte della popolazione, a volte con proteste, a volte con un dibattito più sereno. Altri aspetti della storia europea, tuttavia, non hanno ancora visto un'attribuzione di valore simile. Le loro testimonianze materiali giacciono in uno stato di dimenticanza e di abbandono. Differenza e silenzio talvolta sono addirittura strategie usate intenzionalmente per rimuovere memorie controverse dalle narrazioni identitarie nazionali. Un caso significativo sono monumenti come quello che vedete proiettato nell'immagine. Si tratta di uno dei monumenti, delle strutture che sono state costruite nella ex Jugoslavia all'epoca di Josip Tito, e sono noti con l'appellativo di Spomenik. Un numero rilevante di memoriali molto diversi tra loro per dimensioni e aspetto fu commissionato ai maggiori artisti e architetti della Nazione Riunita da Tito, e negli anni 60-70 del Novecento furono eretti per celebrare la memoria delle vittime della Seconda Guerra Mondiale in luoghi particolarmente significativi, luoghi teatro di battaglie sanguinose, luoghi in cui sono stati commessi dei genocidi, atrocità o dove sorgevano campi di detenzione o di concentramento. Gli Spomenik furono spesso costruiti in zone montuose di particolare interesse paesaggistico e furono per molti decenni meta di celebrazioni regolari e sentite dalla popolazione. Ed erano parte di un processo di propaganda ideologica del potere della Repubblica Socialista, di formazione di una coscienza collettiva jugoslava incentrata su sentimenti patriottici. Ed erano e sono tuttora monumenti di grande fascino, a mio avviso. Bene, la guerra che è scoppiata negli anni 90 ha provocato la distruzione di un altissimo numero di queste strutture, mentre alcune di quelle che sono sopravvissute alla furia del conflitto sono state poi volutamente abbandonate, come vi dicevo, all'incuria, al vandalismo spesso, all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, perché sono divenute improvvisamente delle testimonianze di un passato da cui alcuni stati volevano magari non distanziarsi in modo netto, ma altri stati volevano fermamente prendere le distanze. Quindi in questo modo hanno espresso un totale rifiuto verso una parte specifica del loro passato che ritenevano non appartenesse o non dovesse appartenere loro. Molti fotografi, tra cui Ian Campenaers, che mi ha concesso di utilizzare questi scatti in una pubblicazione, hanno documentato ciò che rimane degli Spomenik e in assenza di una mappatura e di una catalogazione sistematica, il loro lavoro è molto importante per testimoniare un capitolo essenziale della formazione dell'identità, della sensibilità e della memoria collettiva delle popolazioni slave, nonché per conservare almeno un ricordo di strutture di interesse architettonico e scultoreo indiscutibile. Qui però in questi paesi la ferita bisogna mettere tuttora aperta. Trauma provocato dalla guerra nei Balcani, che è continuata dal 91 fino, si può dire, al 2001, è ancora troppo vivo perché si possa pensare a un processo di un progetto di musealizzazione sovranazionale. E le tensioni politiche sono ancora molto forti, al di là di tentativi più o meno sinceri, magari, di riappacificazione. Ma ricerche accademiche, studi, mostre e azioni artistiche stanno riportando alla luce questo patrimonio e stanno contrastando il silenzio a cui sembrava fosse stato del tutto consegnato. Ho avuto modo di constatare poi che, parlando anche con miei studenti in università, che le nuove generazioni sono molto sensibili a questo tema, conoscono questi monumenti, conoscono per racconti diretti delle loro famiglie il passato, i pellegrinaggi, le celebrazioni che
avevano luogo presso di loro e hanno sentimenti molto diversi dalla generazione precedente. E questo è un segno di svolta. Al di là degli studi teorici, infatti, che spesso rimangono confinati nei circoli accademici o intellettuali, le istituzioni politiche e culturali europee stanno sempre più cercando proprio di coinvolgere i cittadini in una riflessione critica riguardo alla conservazione della memoria, in particolare di patrimoni fortemente divisivi o potenzialmente divisivi. E in questo l'arte si presenta come uno strumento molto potente per sollevare domande e per pensare, magari attraverso azioni poco appariscenti, che nel tempo però riescono spesso a risultare estremamente efficaci. In occasione della mostra Gli artisti esplorano Auschwitz, che si tenne a Berlino nel 1996, l'artista tedesco Gunnar Dennig iniziò un progetto rivoluzionario che è diventato il più grande monumento diffuso d'Europa. Il progetto Stolperstein, pietre di inciampo, nacque per preservare la memoria delle vittime di deportazioni naziste durante la Seconda Guerra Mondiale. Un San Pietrino lucente di ottone di 10 per 10 centimetri, recante incisi nome, cognome, data di nascita, data e luogo di deportazione e quando conosciuto anche il luogo, data della morte delle vittime, della persecuzione nazista, viene posato sulla pavimentazione davanti alle loro abitazioni. Da allora Demning ha continuato il progetto e ha posato più di 70.000 pietre d'inciampo in 24 paesi d'Europa, tra cui il nostro. Proprio in questi giorni è stata annunciata l'installazione imminente di 13 pietre d'inciampo nella provincia di Varese, mentre a Milano ve ne sono già 145. La posa di ogni pietra è significativa perché non è un evento a sé stante, in sé concluso, ma è preceduta da una ricerca sulla persona di cui serve il ricordo, condotta da promotori, da sponsor, li chiamano, che possono essere privati, così come associazioni o istituzioni. Ma si accompagna alla redazione di una scheda personale informativa che viene archiviata nella piattaforma della fondazione creata da Demning. La posa quindi è tutt'altro che un gesto superficiale. Come vedete dalle immagini sono delle presenze discrete, si possono calpestare, si possono guardare distrattamente, ma certamente non si può ignorare il fatto che siano posizionate in luoghi del tutto ordinari. In luoghi che dimostrano l'orrore che si è spesso sì consumato poi l'orrore finale nei campi di sterminio, campi come Buchenwald o Birkenau, ma che ha avuto inizio laddove una persona si dovrebbe sentire più sicura, cioè nella sua casa, nella sua abitazione, in uno spazio pubblico davanti alla sua casa, presumibilmente, non lo sappiamo con certezza, nell'indifferenza delle persone che vi abitavano vicino. E questo pensiero rende impossibile rimanere indifferenti. Queste piccole pietre di per sé non sono certamente un monumento, ma formano una costellazione che pervade l'intero continente, vi ricordo il numero 70.000, e che dimostra in modo prorompente l'esistenza di una memoria ed un'identità condivisa europea che non può essere messa a tacere e sulla quale non resta che costruire un futuro unito. In un'epoca come questa di crescenti spinte revisioniste, di spinte negazioniste, in cui assistiamo, come in questi giorni increduli, allo scoppio di una nuova guerra, una guerra in cui non riusciamo neanche a sentirci veramente coinvolti, tanto siamo abituati a pensare al conflitto come qualcosa che si vede a distanza dallo schermo di un televisore e verso cui magari potremmo sentirci momentaneamente empatici, però che non ci tocca più di tanto. Mi sembra ancora più importante soffermarsi a riflettere sui patrimoni controversi che ci circondano e sulle ombre che ricordano. Su questo passo, interrompo la condivisione, passo la parola ad Anna Chiara. Simone.
Grazie Cristina, grazie agli organizzatori, a Cristina Boracchi, che è una persona per me molto importante perché ho insegnato per tanti anni nella scuola da lei diretta. È difficile ed è anche emozionante, spero di non usare un aggettivo troppo superficiale o troppo romantico, prendere la parola sui temi di cui io e Cristina Colombo vi parliamo questa sera in un periodo così veramente drammatico e speciale, pensando a quello che accade in Ucraina e provando come dire, sottovoce, veramente in punta di piedi, però a riflettere di temi memoriali, di temi di responsabilità, della responsabilità di rappresentare anche in forme visive proprio in giorni così particolari. Provo a raccontarvi quello che per l'appunto vorrei condividere con voi questa sera, avendo un po' appunto portando con noi e con me questo tipo di sfondo e di riflessione. Cioè, l'impermanenza delle tracce memoriali, ma la necessità invece di lavorare in una dimensione orientata verso il futuro e particolarmente nella dimensione educativa, nella dimensione dell'insegnamento. Io parto provando a in qualche modo restringere il campo rispetto all'affresco così articolato che Cristina ha tracciato fin qui, a un ambito che è l'ambito per l'appunto del museo, che è quello di cui mi occupo più da vicino, e a uno dei temi controversi di cui tanto si parla in questo momento storico, ed è la riflessione rispetto alla pagina coloniale, alla pagina del colonialismo, inteso non solo come un momento storico, peraltro di lunga durata, ma anche come un atteggiamento culturale che permane in moltissime istituzioni culturali e educative. Quindi il colonialismo come pagina storica, ma anche come paradigma culturale più largo. Per fare questo parto proprio raccogliendo il testimone di Cristina, parto dall'arte contemporanea e dalla consapevolezza che gli artisti contemporanei ci aiutano veramente a buttare lo sguardo un po' più lontano, quindi davvero ci aiuta moltissimo la riflessione dell'arte contemporanea anche a dinamizzare il gioco memoriale e la possibilità di lavorare sulla memoria in una chiave sempre nuova, sempre piena, sempre ricca, perché non sia un discorso che si ripete fino a esaurirsi, a diventare quasi un déjà vu, ma che al contrario sia una riflessione che ha sempre qualcosa di nuovo e di provocatorio per le nostre vite. In particolar modo parto da un artista vivente statunitense, Fred Wilson, che ha molto lavorato, soprattutto a partire dagli anni 70 e 80, su appunto le forme che la memoria del colonialismo può assumere anche rispetto ai musei. E parto da questa immagine, per me molto densa di significati. Tutti conosciamo le Demoiselles d'Avignon di Picasso, un dipinto che riassume la fascinazione delle avanguardie verso l'arte genericamente chiamata arte africana, l'art primitif, l'art nègre, come si chiamava in quegli anni. Appunto, semplicemente con gesti di appropriazione rispetto ad alcune forme, rispetto ad alcuni paradigmi estetici molto tipici della stagione delle avanguardie, soprattutto a cavallo fra il primo e il secondo decennio del Novecento. Poi declinato variamente dal dadaismo, dal surrealismo, dal cubismo, con tantissime sfumature diverse. In che modo Fred Wilson si pone di fronte a questa fascinazione per l'arte africana, per le maschere africane, una fascinazione a volte un po' feticista, provando a capovolgere lo sguardo? Quindi lui semplicemente espone in un museo una copia, evidentemente una riproduzione in scala 1 a 1 delle Demoiselles d'Avignon, e pone sulla maschera di una di queste donne raffigurate nel dipinto di Picasso, pone sul suo viso, appunto sulla maschera che quella indossa, una vera maschera tridimensionale. Come intuiamo dallo sguardo, qualcosa succede dietro quella maschera, quindi l'osservatore è chiamato ad avvicinarsi e a guardare veramente occhi negli occhi quella maschera. Ed ecco che dietro la maschera tridimensionale apposta da Fred Wilson, ci sono degli occhi veri, diciamo, c'è un video con uno sguardo, quindi è uno sguardo
per noi capovolto, quindi siamo noi a essere guardati da uno sguardo che ci interroga e ci chiama a una disarticolazione di questo gioco visivo, per cui noi stessi che siamo, abbiamo il potere dello sguardo in quanto tradizionalmente visitatori di museo, coloro che hanno un apparato culturale condiviso che consente loro di confrontarsi con quell'opera, ecco, si trovano, per così dire, in un angolo, si trovano in minoranza, si trovano a essere osservati, non più l'osservatore, ma colui che viene osservato, e in quanto osservato viene interpellato, si trova in una posizione di minore forza rispetto a quella con cui è entrata nel museo. Di fianco a questa opera, in una delle numerose mostre di Fred Wilson, lui ha posto un'altra opera che è molto significativa dal mio punto di vista. Wilson nasce come artista, ma nei primi anni del suo lavoro fa anche il guardiano museale. E allora ecco che in quest'opera che si chiama Guarded View troviamo quattro divise di quattro musei statunitensi, musei importanti, musei molto accreditati, musei che in qualche modo hanno consolidato quello sguardo sull'altro, il Metropolitan, il MoMA, il Whitney, eccetera, eccetera. E quello che ci dice Wilson è che mentre le opere che noi osserviamo sono spessissimo di artisti bianchi, i guardiani museali sono spessissimo persone di colore. Questo basta, senza bisogno di didascalie, parole, spiegazioni, questo basta, giustapposto all'opera di Picasso che abbiamo visto prima, a significare quella disparità, quel gioco di sguardi, quel gioco di posizionamenti, di gerarchie e anche quella compartimentazione molto rigida che fa sì che gli artisti siano al 99% artisti bianchi. Qualcosa forse sta cambiando, ma c'è stato bisogno anche di tanta, come dire, purtroppo anche di episodi violenti affinché si arrivasse a una consapevolezza. Mi riferisco a tutto il portato di Black Lives Matter dopo l'uccisione di George Floyd e di tanti altri con lui. E dall'altro lato, specularmente, la guardiania, un mestiere tradizionalmente piuttosto noioso, piuttosto umile, piuttosto ripetitivo, anche se poi molto spesso sappiamo che chi se ne occupa sono persone magari anche con una formazione molto sofisticata. Ecco, questo lavoro di Wilson ci serve per entrare un po' di più nella dinamica del museo, e qui mi limito a qualche pennellata storica molto veloce, ma soltanto per dire che il museo nasce nella sua propria origine più antica come luogo della meraviglia, luogo dello stupore verso l'altrove, verso l'altro, verso qualcosa che sta lontano. Il museo nasce sotto forma di Wunderkammer, sotto forma di gabinetto delle meraviglie, cabine de curiosité, nasce come una sorta di riassunto in poco spazio di qualche cosa che suscita meraviglia, che siano naturalia, quindi coralli, quindi lo scheletro del delfino, quindi oggetti, conchiglie preziose, o che siano mirabilia, oggetti appunto che suscitano meraviglia perché lontani dai parametri tipicamente europei in cui per l'appunto il museo nasce. Con l'Ottocento questo mondo degli exotica, no, dell'esotismo, come dirà poi molto bene anche Edward Said, dimette la natura meravigliosa ed entra sistematicamente in tassonomie museali, entra all'interno di un paradigma classificatorio che è quello tipico dello scientismo ottocentesco, un metodo comparativista di matrice evoluzionista. Ne è un esempio molto chiaro il Pitt Rivers di Oxford, che è un museo che lavora a stretto contatto con l'università, quindi capiamo bene come questa necessità di classificare, tassonomizzare, organizzare in modo comparativo risponda a una volontà scientifica al tempo stesso estremamente distanziante, estremamente, come dire, che va ad asciugare qualunque valore caldo, diciamo, qualunque valore emotivo. È il momento in cui entrano nelle collezioni tantissimi reperti afferenti alla grande, complessa e delicatissima categoria dei resti umani che solo in tempi molto recenti vengono restituiti alle cosiddette comunità d'origine. All'interno di questa idea anche, come dire, tassonomica, ma al tempo stesso di incontro con il lontano,
una pagina molto delicata e molto triste, se vogliamo, è quella degli zoo umani, è quella per cui mentre io osservo le piume, le maschere e gli oggetti, i manufatti e i prodotti naturali provenienti da mondi lontani, osservo anche quelle popolazioni. Ed ecco questa pagina che è durata in realtà per moltissimo tempo, addirittura fino agli anni 50 del Novecento, tale per cui le persone, comunità rappresentanti, venivano proprio portati quasi in tournée, conosciamo la storia della Venere 88, Sartre e Bartman, ed esposti con i loro costumi come proprio all'interno di zoo. Quindi il corpo umano esposto nella sua diversità, nel suo, fra mille virgolette, esotismo. Bisogna arrivare all'inizio del Novecento affinché l'antropologia culturale statunitense, Franz Boas in particolare, interessantissima figura di antropologo, ci racconti una maggiore complessità, cioè l'idea del quadro sociale, l'idea del come si vive in un certo luogo, ricostruita attraverso i diorami in particolar modo, questa cristallizzazione dietro una vetrina di una fetta, di una porzione di mondo, come fosse proprio un carotaggio, una fotografia che seleziona una certa scena, un certo contesto, un certo ecosistema, portando l'elemento appunto antropico, l'elemento umano all'interno della rappresentazione museale. La stagione degli anni 30 è molto complessa dal punto di vista della relazione con l'altro, sono gli anni in cui per esempio si compiono tutta una serie di missioni antropologiche per andare veramente a depredare interi territori. La missione Dakar Djibouti, voluta dal Museo di Etnografia del Trocadéro di Parigi, dura dal 31 al 33 ed è una missione in cui, come ci viene raccontato da Michel Leiris in un libro molto potente che si chiama L'Africa Fantasma, letteralmente l'atteggiamento è proprio quello del saccheggio, è proprio quello della spoliazione, e invito a leggere questo testo di Leiris perché proprio racconta quasi con estremo disagio, non quasi ma assolutamente con estremo disagio, queste pratiche di spoliazione. Alla fine della missione, nel 1933, il direttore del museo del Trocadéro, che si chiamerà dall'anno successivo Musée de l'Homme, Georges-Henri Rivière, in qualche modo legittima e pubblicizza e comunica, per usare un verbo più contemporaneo, il risultato di questa missione, posando per esempio in questa fotografia insieme a Josephine Baker, quindi come a saldare tanti pezzi di mondi complessi, quindi non solo il saccheggio degli oggetti africani, ma nella narrazione dell'epoca legittimato dall'esposizione in un museo di antropologia, saldandosi con la figura di Josephine Baker, in realtà Josephine Baker, una donna afrodiscendente statunitense, tra l'altro da poco riconosciuta, entrata all'interno del Panteone anche in virtù della sua attività di resistente durante la Seconda Guerra Mondiale, antifascista, antinazista. Ed ecco appunto saldando questo immaginario africano che Josephine Baker in quegli anni porta sulle scene e nei film molto di grande successo anche in Europa. C'è un paradigma architettonico che è un po' una grande ricorrenza, una grande madre, diciamo, del paradigma museale, ed è la classicità, evidentemente. Questi partenoni, questi templi che fioriscono, portati proprio dalla stagione coloniale, in posti del mondo fra loro lontanissimi, da Buenos Aires a Colombo, passando per il sud-est asiatico e il Mozambico. Ecco che questo partenone, portato come la casa di Loreto, diciamo, no? Trasposto fuori contesto in ambiti lontanissimi, sta in qualche modo, come metonimicamente, a rappresentare il museo. E d'altra parte sappiamo che spessissimo l'icona del museo, anche online, è esattamente un tempio classico, quindi un paradigma fatto di colonne, frontoni, eccetera, eccetera, a significare l'origine assolutamente europea di questa istituzione. Salvo che questo stesso apparato, che è un apparato che va dal basso verso l'alto, pensiamo all'Acropoli di Atene, pensiamo al senso, alla relazione col paesaggio che avevano tradizionalmente i templi classici, ecco, questo paradigma si presta molto bene anche
al suo rovescio, cioè alla protesta. Questa istituzione, sentita da molti come autoritaria, verticistica, gerarchica, bianca, europea, eccetera, eccetera, ecco che diventa, proprio per la sua stessa struttura, per il suo stesso corpo, per questa sua simmetria, per questo gioco di scalinate, diventa un perfetto teatro della protesta. Allora a destra vedete il Museo d'Arte di Filadelfia, risignificato, riscritto, reinterpretato col gesso, certo con qualche cosa che alla prima pioggia è andato via, ma è interessante questa fotografia, proprio nella stagione di Black Lives Matter. E perché è diventato un nemico il museo? Che cosa ha fatto di male? Certamente il museo ha consolidato alcune narrazioni e alcune forme di esclusione rispetto alle quali oggi viene chiesta giustizia da molte parti. Ed ecco per esempio un movimento statunitense che si chiama Decolonize This Museum, che dagli Stati Uniti è arrivato in molte parti d'Europa, una protesta contro British Petroleum che si chiama BP or not BP al British Museum, e vedete per esempio questo esempio, BP must fall, ed ecco che quella idea di classicità viene riscenata, reinterpretata dalla protesta, e quindi la dimensione, il riferimento alla classicità in qualche modo offre, presta il fianco al suo contrario, alla protesta contro quel paradigma assoluto bianco occidentale che non tiene conto appunto di dinamiche estrattive o del trattamento dei lavoratori di British Petroleum, eccetera, eccetera. A che cosa servono queste proteste? Beh, potremmo certamente discuterne, viene da dire che negli ultimi pochi anni, veramente negli ultimi 3-4 anni, sono servite a molto. Facciamo un esempio fra tutti, il busto di Sir Hans Sloane, uno dei, fondamentalmente il fondatore del British Museum di Londra. Il suo busto era esposto libero, quindi non in una teca, ma libero, all'ingresso del British Museum. La moglie di Hans Sloane aveva molte piantagioni in Giamaica e la ricchezza della famiglia veniva proprio in larghissima parte da quelle piantagioni che facevano, diciamo che si basavano sul lavoro di numerosissimi schiavi. Ed ecco che a seguito della stagione di Black Lives Matter non solo il busto è stato ricoverato in una teca per proteggerlo da eventuali attacchi, e questo, se vogliamo, è un atto di tutela comprensibilissimo. Ma quello che forse è più interessante in questo contesto è raccontare come intorno a questo busto è cresciuto un apparato di interpretazione che racconta questa storia, cioè che racconta il legame di Sloane con la schiavitù, che parla di imperialismo, come vedete, Legacies of Empire and Slavery in questa palettina, quindi, e si fa riferimento al concetto di impero, alla schiavitù, quindi sono tutti nodi che sono stati esplicitati. A sinistra è uno screenshot del sito internet di British Museum che racconta questa storia. Quindi evidentemente sono tutti nodi che stavano taciuti, silenziati, un po' la polvere che si mette sotto il tappeto, ma che a questo punto non possono più restare silenti. E allora che cosa può fare il museo? Può fare tantissimo, può fare veramente tantissimo, come qualunque istituzione educativa, e a questo siamo chiamati, credo, a credere, a lavorare veramente con grande e rinnovata energia. Può restituire, può rimediare col doppio significato di dare nuove mediazioni, ma anche di provare a rimediare ai torti del passato, che certo non si possono cancellare, ma che vanno presi in conto, riscrivere, cedere spazio, collegare i puntini, cioè collegare le relazioni fra le diverse forme di esclusione che sono intersezionalmente collegate fra di loro, e certamente reinterpretare, perché il museo è uno spazio non di esposizione di verità assolute, ma di interpretazione. E allora su questo potrei fermarmi per ore su ciascuno di questi punti, ma non è questa la sede, mi concentro sull'aspetto della reinterpretazione.
E di nuovo ci aiuta l'educazione, ci aiuta l'arte contemporanea. L'Africa Museum di Terburen, vicino a Bruxelles, è il museo coloniale per antonomasia. Nasce proprio a valle di un'esposizione coloniale alla fine dell'Ottocento. È stato dedicato per moltissimi anni, con una narrazione estremamente solida e consolidata, al colonialismo belga nei confronti del Congo, particolarmente violento ed efferato. In tempi più recenti il museo è stato riallestito e allora, come vedete nell'immagine di sinistra, una videoproiezione realizzata da un artista afrodiscendente, Ombre, proietta su una parete delle scritte. E di che cosa, a chi sono riferite queste scritte? Sono riferite a diciamo, i muratori afrodiscendenti morti nella costruzione di questo edificio, mentre nella parte superiore voi vedete incisi proprio nella pietra i nomi dei fondatori del museo. Quindi vedete, un'operazione, se vogliamo, leggera ed effimera, molto sofisticata dal punto di vista visivo, cioè non hanno inciso degli altri nomi, ma hanno sovrapposto questo strato, come dire, c'è l'uno e c'è l'altro. Se ricordiamo, ricordiamo tutti. E mi sembra un'opera molto significativa da questo punto di vista. Il Museum of London, il museo della città di Londra, quando organizza i suoi Roman events, i suoi eventi romani, attraverso la presenza di mediatori con storie e provenienze diverse, rende, proprio rappresenta nella pelle stessa, nella carne del museo, la diversità dell'impero romano, senza grosse spiegazioni, ma è un gesto molto significativo e anche molto intuitivo dal punto di vista proprio del messaggio. Se parliamo di reinterpretazione, ecco per esempio che il Field Museum di Chicago, un museo che insiste su territori delle First Nations, quindi dei nativi americani, che quindi proprio di fatto ha occupato il territorio che era di altre persone, sta facendo un grosso lavoro per il riconoscimento di questa appunto delle popolazioni che prima degli inglesi hanno occupato questo territorio. Ed ecco allora, per esempio, che cedendo spazio a un artista nativo che si chiama Chris Papan, danno la possibilità di aggiungere un nuovo livello interpretativo. Vedete per esempio nell'immagine di destra la figura del mammut, una figura sacra presso la First Nation a cui appartiene Papan, che semplicemente, applicando delle leggerissime ed elegantissime vetrofanie, non ha oscurato quello che sta dentro, ma ha mantenuto il mammut e semplicemente ha raccontato qual è il significato presso la propria cultura. E tanti altri esempi potremmo fare di questo tipo. Certamente nulla si è detto su di noi senza di noi, per citare un motto molto spesso utilizzato appunto nell'ambito degli studi postcoloniali: nothing about us without us, cioè invitateci al tavolo, o meglio, che al tavolo ci sia spazio per tutti affinché anche noi possiamo prendere la parola. Ed è quanto fa il Pitt Rivers di Oxford, che abbiamo mostrato prima come paradigma del museo scientista ottocentesco, invitando per esempio una delegazione Masai a ristudiare, a risignificare parte della collezione, e anche, questo va detto, restituendo gran parte dei manufatti, dei resti umani, e con un pensiero molto sofisticato anche sulla scelta delle parole. Quindi Pitt Rivers è un esempio molto interessante da seguire. Il MUDEC di Milano, il Museo delle Culture di Milano, affianca alla sua, per così dire, al palinsesto visivo del museo, un palinsesto di eventi che si chiama Milano Città Mondo. E all'interno di questa appunto riflessione, che è una riflessione fatta di incontri, presentazioni di libri, incontri con intellettuali, scrittori, artisti e via dicendo, all'interno di questo palinsesto, quest'anno, per esempio, sono state proposte delle passeggiate decoloniali nella città di Milano a cura di Marie Moïse, e io ho trovato molto interessante la compresenza di narrazioni diverse, la narrazione per così dire solida all'interno del museo e della sua collezione permanente, e la narrazione invece imperfetta, nonché ovviamente anche quella del museo non possa essere imperfetta, ma la narrazione di parola
fatta di incontri, di osservazioni, di passeggiata all'interno della città, andando a leggere e a riconoscere i segni del colonialismo. Molto importante in questo senso è anche la riflessione sulle parole e la scelta delle parole all'interno del museo. In questo caso a sinistra vedete la fotografia di un artista che copre la parola eschimo, cioè la parola eschimese, Inuit, che è sentita come una parola dispregiativa, oppure il lavoro di Alice Proctor, che all'interno di alcuni musei londinesi racconta, appunto usando anche la parola slaver, invader, schiavista, invasore, eccetera, eccetera, alcune figure che la storia ha comunicato in modo molto diverso, per esempio l'ammiraglio Nelson oppure la regina Vittoria. Concludo presentando due casi di studio. Il primo è quello della statua di Indro Montanelli nei giardini di Porta Venezia a Milano. Una statua controversa perché, come sappiamo, Montanelli, oltre a essere un importantissimo giornalista del Corriere della Sera, cronista di guerra, figura di riferimento per tanta parte del giornalismo novecentesco, ha anche sposato una ragazzina di 12 anni durante la campagna nel Corno d'Africa, una ragazzina proprio comprata dal padre per essere a tutti gli effetti una schiava sessuale. Questa statua è oggetto di grandi critiche da parte di molti movimenti di attivisti e viene costantemente risignificata, per esempio nell'immagine che vedete al centro in alto durante una manifestazione dell'8 marzo, oppure nell'immagine in alto a destra durante questa posa di una statua assolutamente provvisoria, nel senso che non era una posa ufficiale, ma era appunto un atto di guerriglia culturale di Thomas Sankara, oppure in questo momento, proprio presso il MUDEC di Milano, una reinterpretazione da parte di un'artista, Cristina Donati Meyer, che in sostanza ha posto in braccio a Montanelli l'immagine, diciamo, appunto la riproduzione del corpo di una bambina africana, giustapponendola, vedete nell'immagine a destra, di fronte c'è un'intervista molto famosa e che si può trovare online in cui Montanelli giustifica il proprio matrimonio con questa bambina, con questa ragazzina, perché era normale, perché fondamentalmente così facevano tutti, così si faceva all'epoca. Quindi il museo come spazio di riflessione, di rinegoziazione, ma sempre in contatto stretto con lo spazio pubblico, questo è importante, non esiste una cesura fra un dentro del museo e un fuori dello spazio pubblico, perché il discorso pubblico è esattamente il medesimo, quindi non solo il museo è chiamato a confrontarsi con lo spazio pubblico, ma è chiamato in qualche modo anche a prendere una posizione rispetto al discorso dello spazio pubblico. Il secondo e ultimo esempio è molto noto, se ne è parlato perché è diventato emblematico, la statua di uno schiavista inglese, Edward Colston, che all'indomani dell'uccisione di George Floyd è stata abbattuta e buttata nel Porto Canale, nel fiume di Bristol. Un atto violento, una foto anche difficile da guardare per chi come noi si occupa di tutela e di valorizzazione del patrimonio, ma certamente da guardare perché tanto ha significato. E il piedistallo vuoto è diventato a sua volta un'opera d'arte, è diventato a sua volta un monumento, forse potremmo dire un contromonumento, un antimonumento, con questi materiali poveri e leggeri, cartoni, scritte fatte con la vernice sul cartone, quindi l'opposto, no, della dimensione solida del monumento, ma forse l'abbattimento di quel monumento sta a dirci che nulla è permanente se la società civile chiede altro. È interessante dal mio punto di vista, e questo mi interessava condividere con voi, il fatto che il comune di Bristol ha aperto una sorta di consultazione pubblica. Che cosa fare di quella statua una volta abbattuta? Che cosa bisogna farne? Rimontarla dove era? Portarla in un museo? Chiuderla in una cantina? Bruciarla? Disfarsene? Che cosa bisogna fare? E vedete le domande che sono state poste in questo questionario pubblico che è stato fatto online e anche in alcune sedi del comune, e lo trovate appunto online sul sito della città di Bristol. In particolar modo la statua imbrattata, riscritta
e estratta dal fiume, è stata esposta, come vedete, in orizzontale. Questo dal mio punto di vista è molto interessante, cioè non è più la statua che guarda noi dall'alto al basso, ma siamo noi che guardiamo la statua dall'alto al basso, per così dire, dietro una teca di vetro, quindi molto protetta. È stata esposta in una sede, diciamo, in un magazzino dei musei di Bristol, proprio in quell'occasione, di nuovo presentando questo survey. Peraltro poi ci sono stati alcuni episodi molto interessanti, per esempio un gruppo di attivisti pro statua, per così dire, di fatto ha comprato tutti i biglietti d'ingresso alla prima giornata, erano gratuiti, ma si potevano prenotare online, e sono stati completamente acquistati, è stata monopolizzata la prima giornata da questo gruppo di attivisti proprio per, come dire, per impedire ad altre persone di entrare. E anche questo fa parte del gioco della democrazia, evidentemente, mi è sembrato un gesto molto interessante, accaduto soltanto per il primo giorno. Qual è il risultato di questo survey? Il 56% dei cittadini che hanno partecipato al sondaggio hanno detto che i manifestanti hanno fatto bene a buttare la statua nel fiume, e questo è interessante. Il 20% ha detto che non bisognava batterla per nessun motivo, il 19%, quindi ce la giochiamo sul filo di lana, che bisognava batterla molto tempo fa, ma i manifestanti hanno sbagliato a buttarla nel fiume, e secondo i manifestanti hanno sbagliato, il 5% hanno detto che hanno fatto bene ad abbatterla, ma non a buttarla nel fiume. Peraltro nel tempo sono emersi altri livelli di lettura, per esempio un gruppo di attivisti ha posto di fianco al portocanale questa scritta che commemora l'atto, il gesto del lancio della statua, quindi la città di fatto si è, come dire, si è arricchita di un apparato visivo che racconta tutta una serie di gesti che sono durati pochissimo tempo, ma che entrano a pieno titolo nella memoria storica della città. Concludo appunto con alcune raccomandazioni che sono nate dalla lettura interpretativa di questo sondaggio, in particolar modo appunto il risultato è questo: raccomandiamo che la statua di Colston entri nelle collezioni permanenti della città di Bristol e nei musei appunto di Bristol, che la statua sia preservata nel suo stato attuale, quindi con tutte le scritte sopra, con tutti i nuovi livelli che si sono accumulati, perché questo racconta in sostanza la storia contemporanea, e via dicendo. Non mi soffermo nel dettaglio. Il sindaco di Bristol più recentemente, peraltro una persona afrodiscendente con una storia di migrazione nella propria famiglia, quindi certamente non può essere accusato di appartenere al gruppo delle persone che avrebbero evitato di abbattere la statua, ha detto che, trattandosi di un sondaggio, lui prende atto, diciamo, della volontà della città, ma non è legge, cioè la democrazia vuole per l'appunto che sia un territorio di confronto e di condivisione di pareri anche divergenti fra di loro. Quindi il survey non diventa automaticamente né una legge, ma sono per l'appunto delle raccomandazioni. Quindi il dibattito va avanti. Quello che voglio dire è che mi sembra importantissimo che quello che vada avanti sia un dibattito, per l'appunto, cioè che gli spazi della cultura siano spazi in cui si possa, come si dice nel dibattito anglosassone, agree to disagree, cioè essere d'accordo sul fatto che si può non essere d'accordo. L'importante è garantire uno spazio in cui questa conversazione si svolga. Ti ringrazio, interrompo la condivisione. Grazie mille, due esposizioni direi dense e ricche, assolutamente. Credo che Carla avesse delle domande. Sì, allora intanto grazie mille per queste due esposizioni davvero interessanti, e faccio subito una domanda alla professoressa Colombo. In questo senso, dal punto di vista architettonico, ci sono degli indirizzi precisi attuali verso questo atteggiamento di memory lens di cui parlava prima, nel senso
evitando la musealizzazione un po' sciocca, un po' ingessata dei centri storici perché vecchi, benché abbiano poco valore, e che sappia coniugare invece le istanze contemporanee, che comunque una città si è sempre rigenerata dal suo interno. Vorrei capire appunto se ci sono delle indicazioni precise in questi termini. Allora, no, credo che non si possa parlare di indicazioni precise, però ci sono delle ricerche, delle prese di posizione che stanno indicando delle strade. Tra i casi che ho, cui ho parlato c'era la Germania, il dibattito è stato molto avanzato, molto forte, con proteste un po' simili, per a volte per proprio per l'onore della violenza, quelle diverse posizioni venivano manifestate con quelle di Black Lives Matter. Non ci sono linee guida, però tanto si sta facendo per discutere e cercare di capire il da farsi, quantomeno si è mai lontani dalle posizioni che si sono verificate nei primi decenni del Novecento, in cui spesso veramente il patrimonio veniva distrutto pur di nasconderlo o non fare conti col passato. C'è un dibattito tale aperto sempre più alla popolazione, anche in questo caso, che fa sì che tante memorie difficilmente possano essere distrutte proprio per la necessità che è avvertita di non riscrivere la storia. Dopodiché le politiche nazionali sono veramente eterogenee. In Italia ci sono delle leggi che stanno tutelando in via sempre maggiore il paesaggio, secondo una nazione che è stata dettata dal Consiglio europeo come una vista molto allargata, non solo a quello che si è di solito abituati a considerare una bellezza naturalistica, ma anche territori che sono stati frutto, che sono, la cui immagine è frutto di vicende molto difficili della storia, paesaggi industriali, insomma c'è una visione molto allargata che fa sì che sempre più cose possano essere tutelate. Dal punto di vista museografico, appunto dicevo, in Italia si stanno un po' muovendo le cose, un po' con un ritardo rispetto ad altri paesi. A Milano è stato aperto solo in anni recenti il Memoriale della Shoah, molti luoghi simbolo della resistenza, stiamo vicino a noi, parliamo magari di Milano, i luoghi simboli della resistenza sono molto poco riconosciuti, degli punti chiave, come ad esempio Piazzale Loreto, sono ancora oggetto di manifestazioni di natura opposta, o episodi più recenti, la loggia dei mercanti, dove è stato posto una memoriale alla resistenza, è utilizzato in modo piuttosto barbaro, con grosse controversie e proteste da parte di cittadini, da giovani che lo utilizzano come il deor dei bar circostanti. Quindi c'è ancora tanto da fare. Per fortuna si sta discutendo, e per fortuna in questo l'Europa sta avendo un ruolo chiave, sia nella promozione di iniziative culturali, sia nella stesura sempre più allargata di norme di tutela che facciano sì che diventi difficile prendere delle iniziative che possano tendere a riscrivere la storia o a cancellare del tutto delle tracce che sono molto importanti comunque per la memoria collettiva. Grazie mille. Intanto volevo chiedere invece alla professoressa Cimoli, questa tendenza alla cancel culture che mi sembra veramente un lavaggio di coscienza, perché ci si erge a giudici e si rischia di annullare proprio la conoscenza della storia di cui comunque, volenti o nolenti, noi siamo figli. Per cui non è
pericoloso anche seguire come ha fatto come è stato fatto a Bristol con un sondaggio, cioè non si rischia di appiattire piuttosto che indagare nelle sue vere sfumature quanto è successo? Non mi sembra che il sondaggio elimini l'elemento dell'approfondimento, anzi probabilmente il concetto chiave che esce dalle raccomandazioni è proprio quello di dire: conserviamo questa statua perché ha un significato pazzesco per la città e per una fetta importantissima della cultura non solo inglese ma mondiale, e andiamo proprio a condurre uno studio approfondito per capire meglio qual è il peso della storia coloniale rispetto all'Inghilterra, quali sono le conseguenze oggi, in che modo possiamo leggere i riots nelle periferie, qual è il collegamento fra Colston e i riots, perché quello va detto, no? Sembra che i riots nascano da una mancata gestione di un'immigrazione relativamente recente, ma se noi non sappiamo che quell'immigrazione relativamente recente è esattamente figlia delle decisioni di Colston e delle economie garantite da figure come Colston, rischiamo di perdere di vista il problema e quindi il dito e la luna. Quindi io credo che sia un po' quello il lavoro da fare, cioè conservare la multidimensionalità di quel monumento che a ogni giro di valzer si carica di nuovi significati, no? Quindi rimetterlo sul plinto paro paro è chiaro che vuol dire condannarlo alla morte e non prendere in considerazione le istanze di migliaia di persone. Provare a prendere in conto quelle istanze, quindi, come dire, mi sembra estremamente interessante che vada proprio nella direzione di una capacità di ascolto. Il non ascolto prima o poi si traduce in forme di violenza e questo la storia ce lo dice molto chiaramente. Lo sforzo dell'ascolto è anche uno sforzo di adeguamento del linguaggio, no? Quindi un po' quella cosa per cui non si può più dire niente, non si possono più usare le parole, ma come? Insomma, se le parole offendono qualcuno non vanno usate, io la penso in questo modo un po' alla zero calcare, ecco, diciamo. Cioè, poi noi siamo pagati per usare bene le parole, quindi credo che siamo... come dire, proprio nostra responsabilità porci il problema che quella parola non sia offensiva, quella parola, quel segno, quel gesto, eccetera, eccetera. Se offende qualcuno e noi non abbiamo preso in considerazione, non ci siamo posti la domanda, allora ci scusiamo e prendiamo in considerazione quell'elemento, no? Il museo, non so, mi è capitato di lavorare con tanti musei che dicono: ah, ma quella didascalia è lì da sempre, e vabbè, cambiamola, nel senso è lì da sempre, ma non sono le tavole della legge, no? È una didascalia, la possiamo cambiare. Parole che 100 anni fa o 30 anni fa si usavano correntemente, oggi esprimono una loro connotazione molto dispregiativa. Vogliamo veramente continuare a usarle sapendo che sono offensive per qualcuno? Io credo di no, perché sarebbe una forma di violenza assolutamente gratuita, o almeno interroghiamoci, ecco, almeno appunto se dobbiamo agree to disagree, essere d'accordo sul fatto di non essere d'accordo, mi sembra utile e sensato perlomeno aprire dei tavoli, questo per quanto riguarda non solo la questione coloniale, la questione dell'origine, delle traiettorie di vita, ma anche per quanto riguarda il genere, l'orientamento sessuale e tanti altri campi che definiscono le nostre identità. Io mi sento, come dire, umilmente di pensarlo in questo modo per quanto riguarda me, consapevole del fatto che ci sia tanto da studiare, ecco, cioè consapevole del fatto che uno si erge a giudice, non assolutamente, ma prova a stare dentro una grande complessità e dentro un terreno sociale che cambia molto velocemente. Quindi più che ergersi a giudice, a me viene da dire: chiudiamoci in biblioteca, mettiamoci a studiare tanto, 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 e forse accompagniamo
il nuovo mondo che sta nascendo, che è un mondo fatto di persone di 25 anni molto arrabbiate o di 16 anni molto arrabbiate e la cui rabbia dal mio punto di vista va ascoltata, ecco, questo è il mio pensiero. Sì, no, io intendevo proprio che serva una maggior cultura per poter rispondere a queste cose e che rischia di invece di, almeno lo vedo nei ragazzi più giovani, di fermarsi in superficie e di non entrare in sono d'accordissimo, in questo sono senso. Proprio d'accordissimo e credo che sia proprio questo, serve una maggiore cultura, serve una maggiore consapevolezza dei meccanismi, degli sguardi, del perché usiamo quella parola, quell'espressione, quel posizionamento, ed è un lavoro collettivo, no? Tanto possiamo noi insegnanti che abbiamo un compito molto complesso, credo, e però tanto possono anche gli studenti, ecco, questo è un altro aspetto importante, cioè io mi sento forse in un momento in cui fare l'insegnante secondo me è particolarmente interessante proprio perché di fronte a noi ci sono persone che forse hanno consapevolezze, ecco, parlo solo per me, consapevolezze che io non ho per motivi storici, per motivi anagrafici, per motivi tanti, ma ecco, mi viene da dire questo, sì, sono d'accordissimo con quanto dici, cioè studiare di più, leggere di più, fra l'altro c'è una grande produzione anche molto interessante, soprattutto da parte di persone appunto anche giovani, ma che hanno delle cose da dire che io prima non avevo mai sentito, quindi credo che sia un momento interessante in cui affacciarci a questo tipo di sensibilità per chi già non ci vive dentro e non la frequenta. Cioè, se posso, sì, esatto, una produzione molto interessante, soprattutto a un livello diverso da quello che mi pare ci fosse fino a pochi anni fa, cioè al di là dei giri intellettuali, accademici, un po' polverosi, un po' troppo elitari, si sta sempre di più parlando di questioni che riguardano la sensibilità di tutti, a un livello anche più vicino alla sensibilità comune, quindi si usano parole più approcciabili, si hanno punti di vista forse più concreti, meno distanti, meno emozionalmente distanti, riprendo una parola che hai usato nella tua presentazione rispetto a qualche anno fa, e questo mi sembra veramente la chiave di svolta. Quello che dici lo condivido tantissimo, e, per esempio penso a delle serie di podcast meravigliosi in lingua inglese, ma tantissime anche in lingua italiana, che secondo me proprio fanno un gran lavoro da questo punto di vista, quindi proprio sì, guarderei di più ai 25-30enni che non alle persone della mia generazione, tutto rispetto. No, non per dire l'uno o l'altro, ma l'uno e l'altro, ecco, questo sicuramente. Bene, direi una conferenza direi intensa e credo che anche estremamente centrata, quindi io chiuderei. Vi ringrazio, siete state secondo me estremamente preziose sia per i temi sia anche per i modi in cui li avete trattati e no, molti complimenti. Grazie. A presto allora. Grazie mille per l'invito e per l'organizzazione. Grazie a voi per aver partecipato e per i contributi, insomma. Grazie mille. Buona serata. A presto. Buona serata a voi. Buona serata.